Ciao a tutti, bentornati su Pillole di Nido. Io sono Giulia, psicologa specializzata in area infantile e mamma di due bambini, Leonardo che ha attualmente 2 anni e della piccola Adele che è arrivata 3 settimane fa. Questo video sarà una mini guida sulla tematica fratellina e sorellina in arrivo. Avevo pensato di registrarlo durante la gravidanza, parlando solo ed esclusivamente come psicologa infantile, ma in realtà poi ho preferito aspettare di registrare questo video nel postparto, quindi quando anch'io effettivamente ero mamma di due, per vedere se teoria e realtà effettivamente poi combaciano, così da potervi dare anche dei suggerimenti un pochino più concreti e soprattutto toccati con mano. Prima di tutto c'è un test positivo. Benissimo, e adesso come lo dico al mio bambino e alla mia bambina? E soprattutto come posso spiegare a un bambino o una bambina piccolini? Come faccio a dirglielo con le parole giuste? Come posso prepararlo al meglio e affrontare questo periodo anche dell'attesa in maniera serena? Il mio consiglio è quello di aspettare un pochino ad annunciarlo al vostro bimbo, alla vostra bimba, anche perché 9 mesi sono un tempo effettivamente molto lungo, è un tempo molto lungo per noi adulti, pensiamolo ad un bambino piccolino che in realtà non ha ancora la concezione del tempo che scorre e la percezione del tempo che scorre come può essere per noi adulti. Quindi ecco, uno dei primi consigli che mi viene da darvi è quello di aspettare, fate le vostre visite iniziali, assicuratevi che vada tutto bene e quando è che è il momento giusto per dirlo al bambino. Allora, non c'è un momento giusto o sbagliato, quindi magari alcuni di voi stanno vedendo questo video e hanno subito detto al bambino che arrivava il fratellino o la sorellina. Non è un errore da evitare assolutamente, però se siete in attesa e non l'avete ancora detto, il mio consiglio è quello di aspettare un pochino. Aspettate finché la pancia effettivamente inizia a vedersi, la pancia della mamma inizia a crescere. Non succede niente se glielo diciamo intorno al 6° o 7° mese di gravidanza. Possiamo presentarglielo ad esempio dopo l'ecografia morfologica come il suo fratellino in arrivo o la sua sorellina in arrivo. Questo può permettere anche al bambino di avere delle idee un pochino più chiare già da subito, quindi senza il dubbio che si tratti poi di un bambino o di una bambina. Questo perché lo dico? Perché il bambino si potrebbe creare delle false aspettative, quindi ad esempio un bambino maschio potrebbe desiderare molto avere un fratellino, quindi un maschietto come lui, perché poi può giocare insieme e può condividere tante attività, così come una femminuccia potrebbe desiderare forse di più una sorellina, e in realtà poi questo loro desiderio non va a combaciare con la realtà. Quindi una delle prime cose che si possono fare per prepararli al meglio è aspettare innanzitutto, e una volta che siamo sicuri che nella pancia della mamma c'è un maschietto o una femminuccia, presentarglielo direttamente come nella pancia della mamma c'è il tuo fratellino o la tua sorellina che tra qualche mese arriverà. Il bambino potrebbe avere delle reazioni di gioia oppure potrebbe essere indifferente davanti a questa notizia. Ecco, accogliamo eventualmente la sua indifferenza, perché non tutti i bambini gioiscono immediatamente alla notizia arriva il fratellino o arriva la sorellina, anzi molti di loro, soprattutto se sono bambini piccolini, tendono più che altro a restare indifferenti. Non preoccupiamoci, anzi viviamola molto serenamente, perché nella fascia 0-3 anni soprattutto è una reazione assolutamente normale. L'indifferenza. Si può spiegare al bambino che anche lui era dentro la pancia della mamma e potete anche mostrargli delle foto quando lui era dentro la pancia, quindi foto di voi con il pancione, spiegandogli che in quel momento dentro la pancia della mamma c'era lui. Invece adesso c'è la sua sorellina o il suo fratellino. Tutto questo discorso si può fare effettivamente quando la pancia della mamma inizia a essere abbastanza evidente, quindi è un discorso che si tende ad evitare durante i primi mesi di gravidanza, ma è una cosa da secondo trimestre quasi alla fine, per non dire anche inizio del terzo trimestre. Un altro suggerimento che mi viene da darvi è quello di evitare di descrivere il fratellino o la sorellina in arrivo come dei futuri compagni di giochi, perché soprattutto durante i primi mesi non sarà così, anzi cercate di descrivere come sarà effettivamente la realtà. Quindi sì, arriva un fratellino o una sorellina, ma inizialmente non saranno dei compagni di giochi e non giocheranno assieme, non riusciranno a condividere interessi e attività in comune, ma sarà invece un bambino piccolino che piangerà e che prenderà il latte dalla mamma o dal biberon e bisognerà cambiargli il pannolino e non riesce a tenere la testa dritta, quindi non riesce a mettersi seduto, e all'inizio sarà un pochino difficile giocare insieme. È molto importante spiegare questo al bambino, anche un bambino molto piccolo, per far sì che
non si crei delle aspettative che poi in realtà non vengono realizzate, soprattutto ecco nei primi mesi, per non dire anche nei primi anni di vita. E poi è utile preparare il bambino su cosa succederà quando la mamma si allontanerà qualche giorno per andare a partorire in ospedale. Intorno al 9° mese si può spiegare che la mamma si allontanerà qualche giorno e che starà fuori a dormire anche perché è in ospedale perché è nata la sorellina o il fratellino. Il fatto di spiegare molto bene al bambino che la mamma è in ospedale è importante perché lui riesce a collocare fisicamente la mamma in un luogo specifico e soprattutto evitate di ricordarglielo tutti i giorni che dentro la pancia della mamma c'è il fratellino, la sorellina, che poi la mamma andrà via. Parlandogliene tutti i giorni il bambino potrebbe anche sviluppare una certa preoccupazione, una piccola forma d'ansia rispetto a questo evento che sta per succedere, quindi è giusto ogni tanto dirglielo, è giusto spiegarglielo, è giusto prepararlo, non con troppo anticipo mi raccomando, ma intorno al 9° mese, ovviamente se si tratta di una gravidanza fisiologica senza alcuna complicazione, è giusto ogni tanto qualche giorno prepararlo ricordandogli la mamma quando nascerà il fratellino o la sorellina starà qualche giorno in ospedale anche per fare la nanna. Una lettura che io vi consiglio e che al mio bimbo è piaciuta tantissimo è Uffa Bebè, perché effettivamente, come ho detto prima, come ho suggerito prima, va a mostrare, vi faccio vedere una piccola anteprima, va a mostrare effettivamente quella che è un pochino la realtà. Quindi si vede una bimba che sbircia perché è arrivato un nuovo bebè e effettivamente questo nuovo bebè è un bambino piccolissimo. Qui dice è un maschio, ma in realtà ad esempio nel nostro caso è arrivata la sorellina. Io quando lo leggevo al mio bimbo dicevo è una femminuccia e si chiamerà Adele e si chiama Adele, e quindi ecco, un pochino cambiavo il testo adattandolo alle nostre esigenze. E dice che non ha i capelli, che sta in braccio alla mamma e, ecco, che tutti lo vogliono coccolare, quindi uffa bebè, perché questa bimba ogni tanto si sente anche un pochino esclusa, si fa vedere il bimbo piccolo che piange e in realtà poi è bella anche la fine perché arriva la nonna e gliela dà in braccio sul divano e quindi poi dice è il mio fratellino, la mia sorellina, poi potete cambiare il testo e quindi ecco, si vede poi questo momento dove si coccolano e è molto carino. Io lo leggevo in gravidanza al mio bimbo e ecco, è piaciuto, è un testo che vi consiglio e giù in descrizione vi lascio il link. Poi io per il mio bimbo avevo scritto anche questo testo che è Ti aspettiamo sorellina e c'è anche la versione fratellino e trovate anche le storie caricate qui sul mio canale YouTube nella sezione mini storie e ecco, qua si vede, è successa una cosa bellissima, nel pancino della mamma sta crescendo nel nostro caso una bimba, però ripeto c'è anche la versione del fratellino e poi si dice, si vede la mamma che deve riposare, il fatto che la mamma va in ospedale, quindi oggi deve nascere la mia sorellina, la mamma starà in ospedale qualche giorno e poi torneranno a casa insieme, io le aspetto e si vede ecco il primo incontro, quindi la mamma che torna a casa con la piccolina in questo caso e soprattutto alla fine si dice con la mamma leggo i miei libri preferiti, con il papà vado al parco e una cosa molto importante è mamma e papà continuano a volermi bene e ora siamo una famiglia più grande e viva. Il testo completo lo trovate qui sul canale nella sezione mini storie, c'è sia la versione fratellino che la versione sorellina. Sempre durante il momento dell'attesa si può aiutare il nostro bimbo, la nostra bimba a capire che cosa sta per succedere utilizzando il gioco simbolico. Quindi si prende un bambolotto con delle somiglianze magari il più possibile da neonatino e gli si fa vedere effettivamente attraverso il gioco che cosa succederà. Quindi si può mettere un pannolino al bambolotto spiegandogli che poi quando fa la cacca e la pipì bisogna lavargli il sederino, si può simulare attraverso il gioco il cambio del pannolino, si può simulare attraverso il gioco il fatto che può prendere il seno piuttosto che il biberon, si può simulare quando la mamma canta le ninna nanne per farla addormentare, anche mettere il bambino in fascia, possiamo farlo attraverso il gioco simbolico e coinvolgendo in prima persona il nostro bimbo o la nostra bimba in questo modo di giocare. Ok, benissimo, il fratellino e la sorellina sono nati e adesso
adesso cosa facciamo? Innanzitutto si può pensare di organizzare un piccolo momento di festa, soprattutto quando la mamma ritorna a casa con il fratellino o la sorellina. Quindi se ve la sentite potete fare questo piccolo momento di festicciola dove anche il fratello o la sorellina maggiore hanno un ruolo molto importante e si può creare una corona per il bambino maggiore con scritto magari fratello maggiore o sorella maggiore, e quindi per dargli anche un ruolo importante in questo evento che sta succedendo. Quando entrate in casa o comunque se ricevete il bimbo in ospedale, comunque in generale per il primo incontro, una cosa importantissima è che la mamma abbia le mani libere, quindi evitate di farvi trovare con il neonatino in braccio. Questo perché al primo colpo d'occhio il bambino vedrebbe voi con il piccolino in braccio e potrebbe pensare la mamma in braccio un altro bambino che ha preso il mio posto. Se invece fate trovare il piccolino, il neonatino, nella sua culletta della carrozzina piuttosto che nella culletta dell'ospedale o nell'ovetto della macchina, poi dipende come avviene il vostro primo incontro, però ecco, in generale se entrate in casa con il bambino, facciamo questo esempio, nella carrozzina, il maggiore vedrà che voi avete le mani libere, sicuramente vi correrà incontro per abbracciarvi, per venire molto probabilmente in braccio, soprattutto se si tratta di un bimbo, di una bimba comunque piccolini, intorno sotto ai 3 anni, intorno ai 3 anni, anche un pochino più grandicelli, però cercherà prima di tutto il vostro abbraccio, e avendo le mani libere non si passa questo messaggio che nessuno ha preso il posto di nessuno, perché la mamma in quel momento può abbracciare e può coccolare il maggiore tranquillamente. Dopodiché si fa vedere il fratellino o la sorellina nella sua culletta piuttosto che nell'ovetto della macchina. Sempre durante questo primo incontro potete far sì che il fratellino o la sorellina portino un piccolo dono, un qualcosa che al vostro bimbo o la vostra bimba può piacere. Ad esempio io per il mio bambino ho fatto fare un mantello tipo da principe e ha portato anche delle macchinine, quindi al nostro primo incontro sotto la carrozzina ho fatto trovare un pacchettino dicendo al mio bambino maggiore che ha 2 anni e mezzo: la tua sorellina ti ha portato un regalo, prova a scartarlo, e dentro c'era un qualcosa che gli piaceva, quindi questo mantello da principe e delle macchinine. Ovviamente potete prendere qualcosa che in base ai gusti e alle preferenze dei vostri bimbi, però potrebbe essere, ecco, una cosa carina che potrebbe aiutarli ad elaborare un pochino questo momento. Quando i parenti e gli amici vengono a farci visita piuttosto che ci si incontra fuori, gli si può chiedere di salutare prima il maggiore e di non buttarsi subito con gli occhi sulla carrozzina, tralasciando quello che è un pochino il bambino più grande. Quindi ecco, chiediamogli proprio esplicitamente prima di incontrarci di salutare prima il bambino più grande e poi di andare a vedere il bambino più piccolino. Altro errore che possiamo evitare è la frase "tu sei grande", soprattutto se si tratta di bambini comunque piccolini, al di sotto dei 3 anni, o comunque anche se hanno più di 3-4 anni, effettivamente sono ancora bambini piccoli, non sono bambini grandi, hanno ancora tante autonomie, tante competenze da maturare, e questa frase sterile "tu sei grande" in confronto al tuo fratellino o alla tua sorellina piccola può assolutamente generare un senso di frustrazione. Aiutiamoli invece a capire quante cose... Oh, cosa sta succedendo? Stavo dicendo, aiutiamolo a capire quante cose in realtà è in grado di fare da solo, da sola. Ci possono essere delle regressioni nei nostri bimbi quando arriva un fratellino o una sorellina? Sì, ci possono essere, non ci devono preoccupare. Ad esempio, un bambino che magari aveva tolto serenamente il pannolino può tornare a fare qualche pipì addosso, piuttosto che se aveva tolto il pannolino anche durante la notte potrebbe capitare che bagni ogni tanto il letto, oppure ci possono essere delle regressioni sul sonno, quindi i bimbi che dormivano oramai tutta la notte ripresentano invece dei risvegli anche abbastanza frequenti durante la notte. Ci possono essere delle regressioni sul cibo, quindi bimbi che di punto in bianco si presentano un pochino selettivi a tavola, fanno fatica a mangiare, rifiutano tanti cibi, piuttosto che rifiutano anche delle consistenze e vogliono tornare magari a delle pappe un pochino più cremose come quando erano più piccolini. Ci possono essere delle regressioni sulla gestione delle emozioni, quindi bimbi che magari fanno fatica a gestire la frustrazione e che piano piano stavano imparando a gestirla in maniera più serena possono effettivamente tornare un pochino indietro
e presentare dei momenti di rabbia un pochino difficili da gestire. Ma fondamentalmente, perché si presentano queste regressioni? Perché il nostro bimbo più grande può pensare: se io mi comporto come il bambino più piccolino, quindi come il mio fratellino o come la mia sorellina, la mamma o il papà si prenderanno cura di me nello stesso modo del mio fratellino o della sorellina. Un comportamento che si può presentare nel bambino più grande è che da baci e carezze a un certo punto passi a dare dei pizzicotti o delle piccole botte al bambino più piccolo. Può manifestarsi questo comportamento soprattutto legato a un sentimento di gelosia che prova nei confronti del bambino più piccolo. Il messaggio che vi consiglio di passare in questo caso è quello che non bisogna farlo con nessuno. Non devi fare il pizzicotto alla tua sorellina perché lei è piccola e non si può difendere. Ma in realtà i pizzicotti non si fanno a nessuno. Non si fanno alla sorellina, non si fanno a nessun bimbo, non si fanno neanche agli adulti. Quindi non solo con il fratellino o con la sorellina, ma proprio con nessuno. E come ultimo consiglio, che sono sicura che non sapete, evitate di dire davanti ad amici piuttosto che parenti: ah, è bravissimo, il maggiore è bravissimo, non è geloso neanche un po'. La gelosia è un'emozione, come tutte le emozioni possono essere provate e in realtà poi vanno elaborate e gestite, non vanno né evitate né estirpate come erbacce. Un sentimento di gelosia il nostro bambino potrebbe effettivamente provarlo, ma il messaggio "se non è geloso, allora è un bambino bravo" può far scaturire il pensiero: se provo il sentimento di gelosia, allora sono un bambino cattivo. Cercate di restare abbastanza vaghi e generali quando parlate del vostro bimbo maggiore, soprattutto in sua presenza, dei suoi sentimenti e delle sue emozioni insieme ad altre persone adulte. Perché appunto, se provo un sentimento di gelosia, deve in realtà elaborarlo, però non si deve sentire in colpa, perché può essere che effettivamente lo provi. E soprattutto, perché prova questa gelosia, magari anche molto forte, nei confronti del fratellino o della sorellina? Vi faccio l'esempio riportandolo su noi adulti. È come se il nostro marito, piuttosto che il nostro compagno, a un certo punto una sera entra in casa e ci dice: ma lo sai che tra qualche mese arriverà una nuova donna qui in casa? Però ti assicuro che sarà bellissimo, andrete d'accordo. E arriva effettivamente il giorno in cui il nostro compagno, piuttosto che il marito, si presenta con un'altra donna in casa nostra. E effettivamente il sentimento di gelosia anche noi possiamo provarlo. Questo, ecco, è un esempio in linea di massima, va bene, ed è sicuramente una cosa differente, però è giusto per concretizzare e per dare un esempio di questo sentimento di gelosia che un bambino grande può provare nei confronti del piccolino. Se avete dei dubbi o se invece volete condividere le vostre esperienze, potete farlo qui sotto nei commenti. E se il video ti è piaciuto, lascia like ed iscriviti al canale per non perderti anche le prossime mini guide. Ciao!